facendo il Movimento 5 Stelle in Parlamento, per cui chiamo ad intervenire il cittadino portavoce al Senato della Repubblica e membro della Commissione Lavoro e Previdenza, Sergio Puglia. Siamo come sempre fantastici, allora mi ripresento, sono Sergio Puglia, il vostro dipendente in Senato, il vostro dipendente. È una cosa fantastica, questa sera siamo due parlamentari qui tra la gente, quindi non ci sono né pomodori né insalate, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo in questi giorni non abbiamo mai tradito il nostro mandato. I nostri 365 giorni, e ve lo posso veramente attestare con la mia mano sul fuoco, non abbiamo neanche un solo minuto, un solo giorno tradito la nostra promessa elettorale, mai, mai. Quello che avevamo detto in campagna elettorale, quello abbiamo fatto e quello stiamo facendo e questo faremo sempre. L'abbiamo capito sulla nostra pelle e soprattutto sulle nostre tasche. L'Europa ci sta comandando, ma più che Europa, chi comanda in Europa? La Germania. La Germania ormai detta la nostra linea, la linea finanziaria, la linea economica. Quante volte ci hanno detto ce lo chiede l'Europa per fare una porcata? Quante volte? Sempre. E oggi veramente mi fanno arrabbiare quei manifesti che il PD, che si è abbassato le braghe con la Germania, dice ce lo chiede Maria, ma per favore, per favore. Io più che altro mi viene in mente quando soprattutto 3 settimane fa hanno votato per abbassare le pene dello scambio politico elettorale mafioso, hanno abbassato le pene, più che altro vedo la faccia di Totò Riina, abbiamo abbassato le pene, ce lo chiede Totò. Fatto normale. Come ci riuscirono a far pensare un abominio?
un'opinione del genere come se fosse una cosa normale. TV, giornali e radio. Gli fecero il lavaggio del cervello. Allora stiamoci attenti, perché attraverso questi strumenti loro ci hanno già rubato il futuro. Ma adesso basta, perché adesso lì in Parlamento non ci sono più persone che fingono di litigare con loro. Ci sono un muro di onestà, un muro di cittadini. E mi ricordo benissimo, a dicembre del 2003, lì in Parlamento si discuteva la legge di stabilità. Ve la faccio breve, cos'è la legge di stabilità? È l'ex legge finanziaria. Cosa stabilisce? La politica economica dell'Italia, da adesso a 3 anni. Per farvi capire ancora meglio, stabilisce dove devono essere spesi i soldi, come devono essere spesi, e tutte le leggi che vengono dopo di lei devono rispettare per filo e per segno le coperture economiche di quella legge. Quindi praticamente è fondamentale. Allora, mentre stavamo discutendo nottate intere di questa legge nella Camera dei Bottoni, nella Commissione Bilancio, nella stanzetta accanto c'erano più lobbisti che parlamentari all'interno di quella commissione. Chi sono i lobbisti? Sono persone pagate dai grossi gruppi imprenditoriali, dalle banche e dalle assicurazioni, che stavano lì per convincere il politico a fare o non fare determinate cose. Noi inizialmente credevamo che erano dei collaboratori parlamentari, cioè i portaborse, perché normalmente il portaborse sta vicino. E vedi quando prende.